Buongiorno a tutti, diamo inizio ai lavori di questo consiglio su ambiente, legalità e trasparenza, procedendo con l'appello. Ricordo a tutti che la seduta di questo consiglio è aperto e gli interventi saranno autorizzati solo sotto richiesta. Prego con l'appello. Chi ti tieni? Reale. La banda. Sì. Boccia. Presente. Ci ripiamo. Presente. Lascio. Presente. Forastiero. Pianarella. Vissuti. Presente. Armentano. Presente. Carlo Magno. Presente. Chiarelli. Lamboglia. Presente. Zaccanino. Presente. Sforte. Presente. Cosentino. Presente. La Banca. Presente. Con 14 presenti la seduta è valida, approfitto per salutare tutte le autorità militari e politiche e tutti i partecipanti al Consiglio. Per ulteriore saluto do la parola al Sindaco. Prego Sindaco. Buongiorno a tutti i presenti. E in particolare associamente il prefetto di Potenza, dottor Antonio Nunziante, e al signor procuratore capo della Procura della Repubblica del Tribunale di Avellino, dottor Vittorio Russo, per la grande ed immediata disponibilità dimostrata al mio invito a partecipare a questo consiglio. Non hanno esitato sia il procuratore che il prefetto a dirmi sì sulla partecipazione ad un consiglio avendo ad oggetto questi argomenti che oggi abbiamo inserito all'ordine del giorno. Saluto anche il consigliere regionale Pinci, l'assessore regionale all'attività produttiva Marcello Mittella, ai consiglieri provinciali Rossino e Lamboglia, alle forze dell'ordine presenti e alle autorità e ai cittadini qui convenuti. L'incontro di oggi rappresenta un forte momento istituzionale perché raggruppa in questa seduta le presenze delle maggiori autorità locali, sia istituzionali che della magistratura e della prefettura. Credo che in questo momento, cioè questa giornata, oltre alla discussione e alla riflessione sugli argomenti in ordine del giorno, alla fine della mattinata, quindi di questi lavori, abbiamo unito anche una cerimonia che sarà quella della consegna della pergamena al capitano Delia per avergli dato come consiglio comunale la cittadinanza onoraria. Quindi al 11 del mezzogiorno circa poi procederemo a questa cerimonia che l'abbiamo fatta cadere in un momento istituzionale forte e significativo. Il perché di questa convocazione oggi, di questo consiglio? Perché, eccellenza, signor procuratore, siamo come amministrazione, come consiglio comunale, siamo preoccupati. Siamo preoccupati per la nostra terra, per il nostro territorio, per la nostra città. La maggioranza, insieme alla stessa minoranza, nei propri intenti di programma ha dato molto peso e priorità alla salvaguardia dell'ambiente. L'ambiente è il territorio in cui viviamo ed è il vero investimento per il nostro futuro, soprattutto per il futuro dei nostri figli. La vera risorsa per sperare in un possibile e concreto sviluppo di questa area è il nostro territorio, con le sue peculiarità, eccellenze ambientali, bellezze naturali, pluralità di caratteristiche che permettono di investire su un'offerta di grande qualità. È necessario investire sulle infrastrutture, c'è bisogno di fondi. In un momento della storia del nostro paese, tra i più difficili degli ultimi 50 anni. Questa amministrazione, che ho il pregio e la responsabilità di guidare fin dall'inizio, si è mossa nell'ottica di promuovere processi di aggregazione territoriale e condivisione di obiettivi di area,
tesi alla salvaguardia e sviluppo del nostro territorio e improntati ai principi di legalità e trasparenza. Abbiamo promosso associazioni tra i comuni dell'area per la promozione del turismo e siamo in corso di realizzazione. Abbiamo realizzato servizi comuni, associazioni per la gestione di servizi comuni informatizzati per la gestione del territorio. Stiamo proponendo e costruendo un momento di associazione sull'ottimizzazione dell'offerta formativa con la promozione di poli professionali. Ci siamo dotati come comuni di questa area di un progetto comune per la istituzione di un parco naturale del fiume Noce. Abbiamo istituito il comitato per la difesa del fiume Noce insieme ad altri comuni dell'area e dalle situazioni interessate, con i quali abbiamo già avviato azioni di monitoraggio e controllo delle criticità del fiume, di condivisione di protocolli di intervento con l'ARPA e l'acquedotto Lucano, di condivisione di un programma di sensibilizzazione nelle scuole e con i cittadini. Abbiamo istituito come Consiglio Comunale l'Osservatorio sui rifiuti, promosso ed istituito insieme alle associazioni cittadine con il compito di monitorare l'attività di raccolta, di evidenziare le criticità ambientali e suggerire buone prassi di comportamento in piena trasparenza, dotandoci anche di un sito web di prossima pubblicazione per consentire un'interlocuzione attiva tra cittadini ed istituzioni. Infine, non si può ignorare la consegna a questa amministrazione dell'impianto di smaltimento, una struttura evoluta nel concetto progettuale e anche esecutivo in località Carpineto, realizzata a garanzia di uno smaltimento controllato con un consistente abbattimento dei rischi ambientali. Questo investimento è costato circa 7 milioni di euro che dovranno essere restituiti all'Unione Europea se i lavori non si chiuderanno nei prossimi mesi. Se mai ciò avvenisse, costituirebbe una vera catastrofe per questo territorio e in particolare per questo comune. La discarica era e potrà continuare ad essere per l'Auria l'intera area una risorsa, ha consentito di abbattere i costi di smaltimento per il territorio e garantito un'entrata consistente per l'ente. A breve saremo nelle condizioni di utilizzare la vecchia discarica dismessa come impianto di produzione di energia elettrica grazie all'emissione di biogas della stessa. Abbiamo quindi la necessità di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza di eventuali attività di inquinamento, al cui solo sospetto abbiamo messo in atto ogni misura necessaria a salvaguardare il nostro territorio, ma solo a distanza di un anno, nel rispetto delle procedure a cui siamo obbligati in conferenze di servizio svolte e la mancanza di opportune coperture finanziarie da poco ottenute da parte della Regione, saremo, si spera, nelle condizioni di effettuare gli accertamenti dovuti. Viviamo quindi in un territorio ricco ma fragile, in una situazione di forte emergenza ambientale. I nostri impegni si chiamano sviluppo sostenibile, equilibrio e rispetto dell'ambiente. La messa in sicurezza del territorio, e mi riferisco anche al grave dissesto idrogeologico con cui conviviamo, necessita di risorse finanziarie enormi, fuori dalla portata non solo della nostra amministrazione, ma di qualsiasi gruppo. Dovremo programmare nel tempo interventi strutturali che siano adeguati, controllare l'attività edilizia, riflettere su questo modello di società che ci ha indotto a grandi consumi materiali di beni che producono scarti che bisogna smaltire o recuperare. Rispettare l'ambiente significa avere un unico fine comune, il bene del nostro territorio attraverso la salvaguardia della legalità e dell'ambiente. Legalità vuol dire rispetto delle regole, vuol dire essere fermi nei confronti di chi sbaglia e combattivi nei confronti di chi mortifica la democrazia. Ambiente vuol dire rispettare le nostre strade, gli spazi comuni, la nostra campagna, l'aria che respiriamo, l'acqua dei nostri torrenti, tutto, la natura che ci circonda
e che pur se non appartiene a nessuno sarà compagna della vita dei nostri figli, quella natura che se rispettata e curata così come ognuno cura la propria abitazione ci permetterà di vivere. C'è bisogno che la coscienza ambientale si fortifichi. Legalità significa rispetto delle regole, abbiamo detto, sì, ma non si può parlare di diritti senza parlare dei doveri che ciascuno ha. La cultura della legalità è un elemento fondamentale, deve mantenersi intatto nel nostro comune e in noi che siamo chiamati ad amministrarlo, mantenendo il massimo di trasparenza e di controllo sul nostro operato. La cultura della legalità va affermata e difesa non solo da noi che operiamo nel comune, ma insieme a tutti gli altri soggetti, a cominciare da noi in quanto cittadini e dalle istituzioni con cui l'amministrazione interloquisce. E chiudo questo mio intervento con un riferimento, uno scritto che mi piace molto citare in questa occasione. Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che appartiene alla terra. Tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia. Non è stato l'uomo a tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un filo. Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso. Grazie. Grazie Sindaco, capogruppo Carlo Magno, prego. Grazie. Conseguenti ad una repentina variazione delle condizioni meteorologiche che stanno interessando il nostro paese in questi ultimi anni, ci obbligano ad una seria riflessione e di considerazione delle strategie fin qui messe in campo e finalizzate al rispetto dell'ambiente. In particolare, il caso Ilva, in una giornata come questa, dove viene posta l'attenzione sull'ambiente, legalità e trasparenza, non può essere sottaciuto o non menzionato, soprattutto per i gravi risvolti che potrebbe avere in tema di salute pubblica, di economia e dal punto di vista sociale, che finirebbero inevitabilmente per ingenerare ulteriore sfiducia nella politica e nelle istituzioni. È inoltre necessario respingere i tentativi di destabilizzazione posti in essere da alcuni movimenti e gruppi nei confronti del nostro sistema democratico e delle regole che lo governano attraverso la Carta Costituzionale e le leggi dello Stato. Per certi aspetti, la fase politica che stiamo vivendo richiama alla nostra mente un altro simile periodo storico della nostra nazione, quando, cioè, era pure allora in voga l'appasso tutti, indicato nella vignetta per la verità un poco rozza, posta sotto la testata del giornale L'Uomo Qualunque, movimento politico promosso dal commediato costituzionalista Guglielmo Giannini. Quella testata, sorta nel dicembre del 1944, diede vita alla nascita nel 1946 del Partito dell'Uomo Qualunque, che aveva come programma la concezione di uno Stato non di natura politica, ma semplicemente amministrativa, senza alcuna base ideologica, uno Stato tecnico che doveva fungere da organizzatore di una folla e non di una nazione. Grazie allora alla dura presa di posizione del primo governo legale,
Gasperi, quel partito terminò la sua esperienza nel 1947. Ora come allora, dunque, l'Italia ha bisogno di recuperare i veri valori della politica con la P maiuscola, respingendo la deriva verso la quale il qualunquismo e l'antipolitica di alcuni vuole condannarci. Certo, per vincere tale sfida non bastano le enunciazioni di principio. Occorre che la classe politica si dia una regolata, recuperando serietà, onestà e stima da parte dei cittadini elettori, al fine di scongiurare definitivamente gli attacchi che gli vengono mossi su tali valori. Collocando l'iniziativa di quest'oggi in questa logica, dico doveroso un ringraziamento al Presidente del Consiglio, Egidio Lafanga, che insieme al Sindaco Metinieri e alla Giunta Comunale hanno immaginato questo Consiglio, nonché ai colleghi capigruppo della maggioranza, Boccia e Chiarelli, che purtroppo è assente, e dell'opposizione, la moglie della banca, che insieme a me lo hanno condiviso. Voglio a questo punto sottolineare che sin dal suo insediamento questa amministrazione, al di là di quella che io definisco tegola in testa, dovuta alla questione della chiusura della discarica di Carpineto, sulla quale non intendo soffermarmi, il sindaco ha già dato il suo intervento, e grazie ad un serio e qualificato dibattito e da un quanto mai serrato e costruttivo confronto con le forze dell'opposizione, ha raggiunto traguardi a mio avviso significativi sul tema posto all'ordine del giorno. Ritengo inoltre utile ricordare, ma già lo ha fatto il sindaco che mi ha preceduto, l'impegno profuso sul problema ambientale connesso al fiume Noce, alla costituzione dell'osservatorio comunale in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani, alle iniziative messe in campo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, eccetera. Ma la cosa che più mi ha piaciuto e che ritengo meritevole di attenzione è la volontà dell'amministrazione comunale e dell'intero Consiglio Comunale di sostenere il nostro comune quale capofila dell'associazione tra i comuni, di recente ufficialmente costituita, per la gestione associata dei servizi e funzioni ICT, Innovation and Communication Technology, ponendosi quale elemento trainante anche in virtù dell'organizzazione e dell'alto profilo professionale delle risorse umane disponibili presso gli uffici comunali. Di tanto, è vero, ne è stata già stata notizia sua eccellenza il progetto Luziante, con una nota del 9 novembre ultimo scorso, alla 18.746 di protocollo, e ritengo opportuno trasferirla anche al signor Procuratore della Repubblica, dottor Russo. Innovazione tecnologica in materia ambientale, significa trasparenza di tutti gli atti e decisioni, conoscenza delle questioni in quanto viene assicurato l'accesso ai dati a tutti gli interessati, amministrazioni, istituzioni, cittadini e imprese, con conseguente valutazione degli stessi. Ciò, a mio modesto parere, assicura in modo sostanziale, forse essenziale, quella legalità che tutti auspichiamo, perché possa costituire elemento di fiducia per i cittadini e contribuire in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo del Paese. Il nostro progetto prevede nell'immediato la realizzazione di un sistema informativo territoriale in coerenza con i principi emanati dalle recenti leggi dello Stato, in riferisco in particolare al decreto legge 18/10/2012 numero 179, ribattezzato come decreto crescita numero 2. Tesa ad una riorganizzazione complessiva della pubblica amministrazione centrale e locale. Il modello proposto è finalizzato alla integrazione delle banche dati catastali, comunali e di tutte le altre banche dati cartografiche ed alfanumeriche, comunque nella disponibilità dei comuni, ed utili alla gestione delle funzioni catastali, della pianificazione urbanistica, della protezione civile, di tutte quelle connesse al governo del territorio, della fiscalità locale e dei servizi al cittadino e alle imprese. Per queste ultime è prevista l'attivazione dello sportello unico delle attività produttive. Questa impostazione, possiamo dire con soddisfazione, è stata condivisa da altre 6 amministrazioni comunali: Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Maratea, Trettina, Rivello e Rotonda, con le quali è iniziato un percorso comune. Ma, e vado alla conclusione, tutto questo non può che rappresentare una nuova strategia, ovvero l'inizio di un nuovo percorso che, seppur pieno di ostacoli e di difficoltà dovute essenzialmente alla gestione e al controllo, può e deve essere perseguito senza indugi e tentennamenti,
per concorrere alla scrittura di una nuova pagina non solo nell'ambito territoriale di questo comune, ma dell'intera area. Si rende perciò necessario un costante e più serrato confronto tra le forze politiche in rappresentanza delle amministrazioni, le istituzioni e gli enti che a vario titolo vengono coinvolti nei vari processi di sviluppo, promozione e controllo del territorio. Nella consapevolezza di ricercare, ciascuno per le proprie responsabilità e la parte che rappresenta, quelle soluzioni condivisibili, utili e necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile dell'intero territorio. Grazie. Grazie, capogruppo Carlo Maggio, capogruppo Amboglia, prego. Grazie Presidente. Io in qualità di capogruppo di cultura alla provincia, che poi vi parlerà penso anche il collega Rossini, porto i saluti del Presidente Lazzarazza che è stato impossibilitato a partecipare, e porto i saluti dell'assessore Rossi, anch'esso impossibilitato per gli impegni pregressi. Io vorrei partire con l'analisi, non con l'elenco, ma con l'analisi del concetto di legalità. Capire che per la legalità, oltre agli sponsor, oltre ai grandi proclami, ci sono persone che hanno lottato e hanno dato la vita. Saluto, perdonatemi, il tavolo di presidenza, Sua Eccellenza il Prefetto, il Procuratore, il Sindaco, il Consigliere e l'Assessore. Partendo da questo, voglio partire da un concetto che ha contraddistinto la nostra società nel Sud, qui e anche altrove, perché io ho vissuto a Napoli. Quel concetto che ha sempre visto chi ha amministrato, per un fatto di cultura, può darsi che rientrando anche noi in quel periodo anagrafico diciamo di nascita, avremmo sostenuto che la legalità fino a qualche giorno fa era il giustizialismo. Perché il concetto che spesso passa in queste aree e sul quale è necessario lavorare, fare un confronto costruttivo e un confronto all'interno del quale si rispettino quelle che sono le regole incardinate nella nostra Costituzione e che sono incardinate in quello che è il ruolo di ognuno che deve svolgere a partire dalle amministrazioni che si devono relazionare per quanto concerne la prefettura e con gli organi predisposti al controllo. C'è stata la cultura del sì, ma seguendo la legge non lo si può fare. Questo ha contraddistinto una serie di azioni sul territorio. In buona fede sicuramente la mia non è, e penso che sia un'analisi fatta negli anni anche dagli organi preposti. Abbiamo visto anche in alcune trasmissioni da sempre qual è il problema legato a questo aspetto. E da questo punto di vista è necessario capire che non è il dramma fare applicare la legge. Perché se si applica la legge, il concetto ruota tutto intorno all'applicazione della legge e così come ci si muove in un mondo caratterizzato dal volemo sebbene, fatemi passare il termine, così ci si può muovere nell'ambito delle regole. È come regolamentare una partita di calcio, è come regolamentare una partita di football, ci sono le regole. Se tutti ci si attengono, la condizione di partenza sarà la stessa. Accolgo con piacere, mi sposto sul piano locale, le parole del sindaco che rottama quello che c'è stato fino a qualche mese fa, diciamocelo. Arrivare in queste condizioni in cui c'è stata una forte cooperazione, sollevata in un certo qual modo, per i problemi ambientali che ci hanno contraddistinto in quest'area, vuol dire comunque non avere afferrato in pieno, ma questo non è solo nelle nostre aree, in Italia, il concetto legato all'ambiente, ai rifiuti. Non basta l'elenco delle cose che abbiamo o non abbiamo fatto, dettate dall'obbligo o non dall'obbligo, perché in certe situazioni si deve agire. Io penso che ci deve essere la cooperazione massima, e se qualcuno ha letto nei miei comunicati, e l'attenzione massima ad un territorio che vede una discarica, invento la via tutta. I lavori della Salerno Reggio Calabria legati ad un contesto generale dove, lo ripeto, il rispetto delle regole deve essere il punto principale, la trasparenza negli atti e nei ruoli. Non è che chi è che con una funzione pro tempore svolge dei ruoli può pensare che tali ruoli siano svolti senza il rispetto minimo di quelli che sono i cardini della legge previsti dalla nostra Costituzione. La mia è un modo di approcciare il problema critico per avere miglioramento, lo ripeto, in buona fede, ma quando è accaduto sul nostro territorio, crocevia già in passato, gli aspetti, se vogliamo, diciamo, della stessa gravità, se non più grave, impone, come diceva il sindaco, di fare una riflessione, di portare un'attenzione massima,
naturalmente non è che non si possa muovere il piede, ma muovere il piede nell'ottica della trasparenza, nell'ottica della legalità, sono dei concetti che hanno un peso. Il peso è il fardello di portare addosso e di saper dire no, perché spesso a partire da noi politici, e lo dico in maniera costruttiva, forse alcune volte abbiamo un atteggiamento troppo accondiscendente, troppo disposto ad un dialogo che poi può sfociare e può far rischiare di sfociare in un contesto particolare, che è quello, diciamo, che le regole vengono in secondo ordine. Io penso che le assise comunali non è un'operazione anche questa culturale, non è che non riconosciamo la cultura incardinata nei nostri luoghi, però è necessario che se ne prenda atto e, come diceva il capogruppo Carlo Magno, se ne prenda atto in maniera, con una politica che abbia la P maiuscola, perché non posso sentire una politica che per perseguire quelli che sono i concetti di legalità dice no, ma si favorisce quello o quest'altra persona. La legalità non ha favoritismi per nessuno e non ha colore politico. La legalità va nell'ottica del rispetto delle regole, poi si può discutere a valle di quelle che devono essere le priorità ed incardinare sull'operato di ognuno una valutazione che la legalità e le leggi permettono di fare. Questo atteggiamento, consentitelo di dire, populista è sempre volto ad inquadrarsi in un contesto, in una cornice che non può più addirsi a quello che è il tempo reale, a quella che è la nostra funzione, è un aspetto che mina le basi della legalità. Lo dico, lo faccio in maniera costruttiva. Con il sindaco, diciamo, abbiamo spesso scambi dialettici forti, però penso che abbiamo bisogno di questo, perché se facessimo tutto questo per poi nasconderci dietro la mancanza di attuazione di quelli che sono i principi che legano la legalità, penso che per il nostro territorio, sindaco, avremmo fatto poco o quando niente. Ho apprezzato quello da lei dichiarato, dice mettiamo alle spalle la città, ma mettiamola alle spalle con una condizione che ci porti veramente a governare i processi e a fare quando tutto il nostro possesso per fare in modo che i concetti di legalità e trasparenza si impernino all'interno, diciamo, delle assise istituzionali che possono dare il loro riverbero su quello che è l'ambiente che ci circonda, che comunque è condizionato da tutte le operazioni che noi andiamo a fare. Da quella di andare in bagno la mattina quando ci alziamo e ci laviamo la faccia, a quella di, diciamo, di buttare un tappo, una bottiglia, un bicchiere. Allora su questo tema e su questi principi penso che al di là delle istituzioni che hanno un ruolo importante, ma siccome nelle istituzioni ci stanno quelli che vengono eletti attraverso elezioni democratiche, attraverso la rappresentanza dei partiti, penso che la politica su questo punto non può esimersi di fare un esame di coscienza serio e mettere in atto, non solo con le chiacchiere, ma con i fatti, quei principi che ci devono spingere man mano. Tutti sappiamo che si può arrivare ad elevare la cultura. Io ho vissuto a Napoli, è veramente difficile, però quelle poche persone che tentano di farlo lo fanno perché ne sono convinte, e spesso nel dire come dice no, quello è un giustizialista, quello è... fate passare il tempo in tempo di adattare il futuro caga. Questo penso che non sta bene con la testa. Penso che su questi punti dobbiamo riflettere, e in quanto istituzione, e lo ripeto, in quanto politica che ci porta a cercare di fare tutto per migliorarla in tutti i modi possibili. Sicuramente siamo esseri umani, in quanto tali possiamo sbagliare, ci possono essere degli errori, ma sbagliare è umano, si dice perseverare è diabolico. Sicuramente non perseguiamo il concetto, diciamo, del puro e del più puro che è pura, ma dobbiamo mettere, come diceva Nenni, dobbiamo mettere in campo una condizione che ci permetta di andare nei confronti della cittadinanza e di poter fuorviare tutti quei dubbi che vedono una classe politica stare, diciamo, in una condizione di distanza e non riuscire a rispondere, perché spesso molte di queste questioni non hanno una risposta chiara e presentano, diciamo, una mancata trasparenza a noi. Io questo è quello che mi sento di dire, posso dire pur facendo parte dell'opposizione, confermo diciamo, apprezzo e condivido la relazione fatta dal sindaco, però su questo lo ripetiamo da più tempo, normale che tutti hanno sentito, come in tutto lo viviamo nella provincia, nella regione, penso che la politica debba andare incontro. È bene che oggi si sia fatto questo incontro,
È bene che si ripetano incontri del genere per capire quali sono i concetti che nella pubblica amministrazione possono non farci incorrere in errore, tipo un po', c'è anche l'assessore all'attività produttiva, una formazione all'amministrazione, perché spesso succede anche questo da parte sia di chi ci entra politicamente, sia di chi non si adegua a quello che è il cambiamento normativo. Con questo concludo, ringrazio il tavolo di presidenza, il sindaco e il presidente del consiglio. Grazie presidente. Saluto e ringrazio per la presenza all'Auria Sua Eccellenza il prefetto di Potenza Nunziante, il procuratore della Repubblica di Lagonegro Russo, tutte le forze dell'ordine oggi presenti in questa sala consiliare, i consiglieri regionali Vici e l'assessore Pittella e i consiglieri provinciali della nostra area presenti. Ringrazio i cittadini presenti e che ci onorano della loro presenza e non ultimo ringrazio il sindaco per aver voluto promuovere un consiglio comunale su temi quali l'ambiente, la legalità e la trasparenza che sono a mio avviso insieme al lavoro i temi cardine di una politica che vuole rimettersi in gioco e sui quali questa amministrazione si sta misurando ed adoperando. Trattiamo questi argomenti proprio mentre sentiamo da alcuni giorni su tutti i TG la situazione grave che investe l'Ilva di Taranto. La questione della chiusura dello stabilimento dell'Ilva di Taranto è emblematica dei tempi in cui viviamo, al pari del dibattito che a partire da essa è scaturito. Come su molti altri fronti dell'economia e dell'organizzazione sociale del nostro Paese, anche sul versante generale delle politiche ambientali, infatti, incominciano ad emergere i primi preoccupanti segnali di un'allarmante instabilità. Non deve perciò meravigliare la procedura di infrazione attivata in questi giorni da parte dell'Unione Europea contro il nostro Paese, su 7 diversi atti normativi in materia di qualità dell'aria, tutti diretti a prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica e sull'ambiente. Un risultato così negativo si può spiegare osservando che le politiche ambientali in Italia si sono sostanzialmente indebolite negli ultimi anni, soprattutto a causa di una riduzione dei finanziamenti che risultano inferiori al 50% della media europea. Ma a cosa ancora più grave è la drammatica assenza di una strategia e di un coordinamento degli interventi a livello nazionale, regionale e locale. Anche per la questione ambientale sembra confermarsi infatti la tendenza ad una conduzione politica che non stimola la partecipazione, non permette di condividere gli obiettivi e le strategie, penalizzando fortemente e drammaticamente quella concertazione che appartiene alla visione culturale della politica ambientale di un normale paese. Le tematiche ambientali devono invece avere un'importanza crescente per soddisfare la domanda di risorse naturali pregiate, dall'acqua alle fonti di energia, e per rendere sostenibile socialmente, ecologicamente ed economicamente lo sviluppo. L'Italia rischia l'arretramento produttivo se non recupera anche in ambito ambientale la credibilità di politiche basate tutte sulla partecipazione, la trasparenza, il confronto leale e soprattutto responsabile di tutti i soggetti in causa. Questo scenario richiede dunque una riconversione ecologica della società e dell'economia inconcepibile e impraticabile, senza tanti piccoli interventi tra loro connessi, nella prospettiva di una maggiore compatibilità ambientale. Insomma, fuori di retorica al massimo della concretezza, è in questo quadro che deve collocarsi un'azione decisa e trasparente della pubblica amministrazione, contro il degrado ambientale e per il rispetto di quegli impegni che sono direttamente connessi alla salute, alla qualità della vita e alle legittime aspettative dei cittadini. La trasparenza in questo contesto ordinamentale è una regola generale che coinvolge ogni determinazione pubblica e rappresenta il principio costituzionale di un buon andamento e imparzialità, canonizzato nell'articolo 97 della Carta Costituzionale. Trasparenza e partecipazione sono infatti i pilastri basilari delle regole di condotta della pubblica amministrazione, perché consentono al privato cittadino di comprendere appieno le decisioni adottate, confermando la tendenziale coincidenza tra obiettivi perseguiti e utilizzo del potere conferito dalla legge.
un deficit di trasparenza inciderebbe sulla legalità e sulla legittimità dell'azione amministrativa e dell'agire pubblico, violando il rapporto tra autorità e amministrato ed impedendo di comprendere le ragioni dell'amministrazione e la correttezza del potere esercitato. In definitiva, vanificandone il fine ultimo, che è quello di perseguire il bene comune, l'interesse pubblico. In questi ultimi 20 anni abbiamo assistito, a mio modesto avviso, ad un dibattito politico fatto di contrapposizioni personalistiche, in cui scelte basate non già sulla partecipazione attiva dei cittadini, ma di fatto su scorciatoie tecnocratiche ed autoritarie, hanno portato alla paralisi di qualsiasi decisione, favorendo non poco un business spinto a politiche di equità sociale nel nostro Paese. Su questi temi io ritengo ci siano tutte le condizioni per conciliare e trovare un equilibrio tra lavoro, ambiente, legalità e trasparenza, aumentando gli investimenti sulle politiche ambientali e di pari modo sull'innovazione.